il disegno originale, ma soprattutto, proprio di mare, vi volevo far notare la strepitosa capacità tecnica di Carpi, che dipinge, assistito dagli amici dell'Accademia, guardate i riflessi d'oro che ci sono sulle scaglie di questo pesce, non so se le vedete baluginare, se vi muovete. Guardate la felicità di questo disegno, con dei tocchi veramente rinascimentali botticelliani, e questo toporino che non si può che definire perfetto, con una mini, ancora una volta omaggio a una mini castellana. Guardate la stilizzazione di queste cose, le onde, queste cose delle onde. Era un pittore finissimo, questo castello in lontananza che è una miniatura incredibile, e anche qui tutto l'oro, se lo vedete, vedete luccicare l'oro qua, tutto rifinito. Pluto adorante che guarda il suo padrone, questo spettacolo di profluvio di fantasia che esce da questa coppa magica. Questi sono Tristano e Isotta, reinterpretati da Carpi con l'aiuto di alcuni allievi dell'Accademia, per un puzzle, pensate, della Clementoni. C'è un momento in cui Carpi, che possiamo anche definire comunque un artista dallo stile spesso barocco, ma è comunque calligrafico, comunque ortodosso, dell'ortodossia disneyana, disegna a un certo punto un toporino che non si può che definire perfetto. Guardate, gli americani possono solo guardare a questo modo di disegnare il personaggio e a dire, va bene, ma come si fa a disegnarlo meglio di così? Guardate che roba. Questo è sempre Carpi, con uno stile diverso. E guardate, ecco, in questa scena vi voglio rivelare un segreto. Ovviamente voi vedete anche Pluto, giusto? Pluto lo vedete? Io lo vedo, voi lo vedete o no? Ma questo è Pippo, non è Pluto. Guardate bene, benissimo. Guardate qua su, guardate tutta la sala di Cleopatra istoriata, a un certo punto c'è Pluto là sopra, e guardate qua c'è un topolino nascosto là dietro, e anche qua un altro Pluto con gli ossetti, cioè il divertimento alla massima. Anche queste sono cose, appunto, mi piace illuminarvi così. In questo Van Eyck, che ovviamente è 1400 qualcosa, che non è Van Eyck ma è un allievo dell'Accademia Disney che si è messo a disegnare i coni Giarnuffini classici, allievi di Carpi. Carpi li faceva disegnare i fumetti, gli diceva: voi dovete imparare le arti, giusto Fabio, dove sei? Sono imparare a disegnare, che ti ascolta tutte le tecniche. Tu stesso, no, ti sei cimentato con dipinti, con scultore. Ecco, non so se vedete, no. Mi metto qua. Scusate, ovviamente qui state vedendo anche Topolino, lo vedete, giusto? No, bene, il pittore. Chi è il pittore? Topolino. Ma guardate come è disegnato. È il gioco ovviamente un po' alla maniera dei vari Vermeer e così via, con i Giarnuffini disegnati in maniera stupenda da Annalisa Razzi. E questo è invece un falso ma verissimo, stupendo Disney Caravaggesco di Maria Claudia di Genova. E guardate che magari si guarda l'espressione di questa mini, anche questa deliziosa che suona suonatrice di liuto. Guardate che belli questi fiori, questi gigli e così via. Ma poi soprattutto la natura morta, eccetera, ci sono dei personaggini, delle apine e degli insettini di una grazia veramente inenarrabile, e questi sono conservati, questi sono dei prestiti della Walt Disney a questa mostra, a cui abbiamo chiesto assolutamente di darci questi quadri, e quindi loro ben volentieri hanno contribuito e non li fanno uscire mai dalla Walt Disney, come pure questo Klimt fatto a foglia d'oro da un artista che oggi non lavora più nelle cose di Torino e Giampaglia, e guardate luccicare la foglia d'oro che ha applicato. E questo è dipinto originale, non è una stampa, e questo abbraccio stupendo clintiano con i due topi avviluppati con le code a ricciolo in questi motivi incredibili. Questo sta alla Walt Disney Company Italia all'ingresso. Abbiamo anche qui puntato i piedi, abbiamo chiesto, deve assolutamente venire in una mostra sull'arte di Topolino, non può mancare quest'opera, e quest'opera è arrivata con delle cautele degne del trasporto di un Picasso, ed eccolo qua che fa bella mostra di sé, dove sopra la teca dedicata a Massimo De Vita, in cui abbiamo messo una piccola chicca che mi ha fatto vedere qualche mese fa, e abbiamo voluto metterla così a dare contrappunto al bianco e nero delle tavole. Questo è un po', Massimo, che cos'è questo qui, visto che sta qui e non è spiegato, poi arriverà una didascalia. Ma racconta tu. Beh, racconto io. Questo è un... vediamo se ricordo bene. Questo, allora, Massimo arriva in redazione, figlio d'arte di un papà straordinario che fece dei fumetti negli anni 50 e anche prima, comunque, incredibili, non soltanto Disney, tra cui disegnava Pecosville ed era un pittore anche straordinario, quindi figlio d'arte. Beh, lui arriva ragazzo di bottega, dimmi dove sbaglio, mi blocchi subito, alla Mondadori, alla redazione di Topolino.
E quindi a un certo punto è andato Topolino, si facevano un po' tutti i lavori, tra cui arrivavano anche dei lavori editoriali un po' anomali, come fare dei cartoncini, credo dell'auguri di Mondadori, dico bene. E questo qui è un cartoncino con finestra in cui c'è un Pippo, tu hai fatto anche il colore in questo caso, tutto l'illustrazione, sì. Tutta l'illustrazione, c'è Pippo che bussa alla porta di questo cartoncino sagomato e all'interno, se vi volete affacciare, ci sono Topolino e Minnie che preparano l'albero. Questo è un cartoncino natalizio, se ricordo bene 62 potrebbe essere? Avevo 20 anni. Quindi 62? Sì. Bene. Le tavole, visto che siamo qua con te, non perdiamo l'occasione, scusami, vogliamo dire che abbiamo innanzitutto una tavola di Topolino col mistero della Gioconda, in cui è una tavola rivelatrice, in cui Leonardo, lui rivela di saper disegnare molto bene, e Leonardo rivela invece nella storia che non sa disegnare il sorriso. Ecco come nasce nella fantasia tua di Pezzino, tutta tua la storia qui? No, no, ma non era di Pezzino. Non è di Pezzino? Era di... Va bene, comunque nella fantasia dello sceneggiatore e nella grafica di Massimo De Vita, Leonardo confessa di non saper disegnare i sorrisi, vedete questi adattamenti disegnati fantasiosi, ecco perché è di non saper disegnare i denti, ed ecco perché a questo punto Mona Lisa ha questo sorriso enigmatico a bocca chiusa, perché secondo gli autori Disney, Leonardo, che è di ritratto, non sa disegnare i denti. Questa è considerata da molti la più bella storia di Massimo De Vita dal punto di vista narrativo e grafico, che è Topolino e l'enigma di Mu. È il momento clou in cui c'è questo Pegaso alato. Ci dici una cosettina sola su questa storia? Una cosa. Che non è l'enigma di Mu, ma è la città di Psatura. La città di Psatura, bene, mi ha corretto giustamente. E questo è un Pegaso alato? Sì. Bene. Ma è lì da vedere che lo voglio dire. Che era, prendeva vita, va bene. E Topolino sorpreso e stupefatto e volava via. E questa è una cosiddetta splash page in cui si vede il personaggio appunto a tutta vignetta a quadrupla, come vedete qua, Topolino caparbio si arrampica, e il momento della grande rivelazione con questo, con questa china che esalta. In questa la saga americana Bruno vai. Concina. Questa invece è una tavola invece di Pezzino, qui becco giusto perché invece la firma di Pezzino mi aiuta, ed ecco questa saga americana di cui hai disegnato 8 storie possibili, un ciclo di 8 storie, questo no, ricordo 12 bene storie, 12 storie, bene, benissimo. E questo come vedete è tutto il Topolino americano nei suoi vari ruoli di pioniere, patriota e così via. E c'è qualcosa? È l'ultima tavola dell'ultimo episodio. È la conclusione di questa saga ed eccoli tutti in fila. Massimo ci ha tenuto molto anche che portassimo queste 4 tavole in mostra. Ritiene che di tutta la sua produzione, quelle a cui, in cui si sente più rappresentato, più artistico, anche in particolare perché lui ama molto il personaggio di Pippo, che se vedete la terza tavola ha una mimica straordinaria in questa successione, e anche qua con i nipotini e la costruzione di questa tavola. Questa qui è la storia di Tip e Tap e il gioco dell'oca, non è una storia avventurosa di Topolino, Topolino all'inizio e poi lascia il campo ai due nipotini e a Pippo, e questa abbiamo selezionato degli archivi della Walt Disney, queste 4 tavole insieme, perché facesse una bella mostra di sé nella teca a lui dedicata. Ti abbiamo dato l'aggettivo surprising, ti abbiamo attribuito, perché troviamo che nella tua carriera hai fatto veramente sempre delle cose non ripetitive e delle bellissime interpretazioni dei paperi, che tu hai fatto, ha fatto tantissimo, per esempio Paperi Nick, che dopo ha considerato l'esperienza con i paperi terminata, Massimo, e non disegni paperi da un bel po', direi, no? Da 20 anni. Dopo aver contribuito tantissimo alle storie di Paperino, e adesso è più che mai un grande alfiere, un grande vessillifero del topo disneyano. Bene, qui c'è però una cosa che non hai fatto tu evidentemente, perché se ti diamo una mano, dammi la mano con cui disegni, scusami, reggi qua, scusa, vedi tu, questo non è Massimo De Vita, è un tuo omonimo, perché questa invece è la mano destra, quindi non sei tu, giusto? Ma è una questione di composizione. Ah, eccolo qua. Volevamo raccontarvi, nello svelare misteri, che in questo caso Massimo ha giocato un po' con noi, perché ha fatto questo bellissimo disegno, vedete l'originale qui, la china, che poi è stato colorato per fare questa litografia, da cui abbiamo tratto anche un poster che c'è giù nel nostro spazio, e qui si è autodisegnato per questione di composizione con la mano destra. Però è uno stupendo falso d'autore,
perché Massimo è mancino e disegna con la mano sinistra. Però la matita e la gomma sono quelle che uso io. Ecco, però quelle sono vere. Ah, tra l'altro, Desenzano tra pochi giorni si riempirà di totem triangolari che raccontano le cose più belle che ci sono in mostra e con anche delle parole in più rispetto a quelle che ci sono in mostra. E sono contento di dire a Massimo che diceva sarebbe bello questo disegno, a me piacerebbe vederlo grande. Lo vedrà grande, altro 3 metri e largo 1 metro, perché abbiamo fatto di alcune cose tue, di Cavazzano e un altro paio di cose, l'ingrandimento. È un totem trifacciale che sarà in giro per Desenzano a raccontare che c'è questa mostra, e tu sarai per le strade della città con l'ingrandimento macro, quindi più del doppio di questo disegno, che noi riteniamo una delle cose più belle che ci siano nella, nel panorama della, 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 dell'estetica disneyana. E qui hai fatto un capolavoro, e questa è la famosa saga della spada di ghiaccio, che così mi sono permesso di segnalare tra le 5 storie eterne, insieme ai Tabeta l'uomo del 2000 di Floyd Gottfredson, l'inferno di Topolino, la collana Chiricahua, che è nata quando sono nato io, di Romano Scarpa, la saga appunto, e poi quello che Cavazzano ritiene, l'avete sentito oggi in questa stanza, l'ha commentato. Non l'ha definito così perché è stato un po' timido e anche così, devo dire, pudico, ma in realtà Cavazzano, quando mostra questo disegno, ritiene di aver disegnato in quel disegno esatto, in questa vignetta che mi sembra a pagina 31 della storia di Topolino e Minnie in Casablanca, il suo Topolino perfetto, con questa faccia stupita e questa espressione e queste proporzioni. E questo era un altro angolino che volevamo far vedere. Andiamo di là. Stiamo dimenticandoci delle cose bellissime, con quel quadro, quella boemma incredibile a teatro dipinta da Carpi, ma questo è qui da vedere tutti i giorni. Andiamo di qua. Una cosa, mentre andiamo di sotto, ogni tanto gli autori Disney si divertono un po' a omaggiarsi, a ritrarsi, a fare degli scherzi. In questa cosa, Casti, che è un continuatore dello stile di in questa composizione, che richiama una sua storia che è esposta in cui Albo è esposto in sala. Ecco, Casti ha lavorato a 4 mani con Bonfatti, un altro disegnatore, e hanno lavorato insieme a creare questa bellissima scena del Topolino di ieri e il Topolino di oggi, che vivono un'avventura insieme. Bellissimo, che ci ha inserito dentro a insaputa della Walt Disney, perché ogni tanto si divertono a mettersi degli omaggi, i fumettisti fanno queste cose, ha messo un proprio personaggio assolutamente non disneyano, che ha fatto il tartufo. Eccolo là. E poi, attenzione, cerca, guarda, c'è Giuseppe Tubi, uno dei nemici storici di Topolino, nascosto lì dietro, ma cerca, vai, ecco che Bonfatti, eccolo lì, che sta lavorando al tavolo da disegno, e in questa composizione così ricca nessuno ha notato, neanche dalla Walt Disney, che è una cosa che nessuno ha mai fatto, che lui sia autoritratto reale in un mondo di topi e in un mondo, diciamo, di cartugna, e c'è anche il disegnatore che si è messo lì e la Disney non se n'è assolutamente accorta e è passata così. E quindi, eccolo qua. Eccoci. E questo è Butcher, bravissimo, della storia classica di Gottfredson, tutti omaggi. Questo è l'originale. Questo no, è una stampa ingrandita, e l'originale, noi abbiamo il bozzetto originale esposto là a matita di questo schizzo. Nello schizzo non c'è lui, si è messo all'ultimo momento, si è autoritratto. Ha fatto vedere lo schizzo alla Disney e poi ha fatto vedere lo schizzo alla Disney e poi si è messo lì. Così bisogna tutto questo accadde ieri. Accadrà ieri. Sono la replica delle medaglie date dalla Confederazione Fascista Walt Disney. Che abbiamo fatto una piccola tiratura, l'ha fatta la Lorioli, per cui si può anche, ne abbiamo fatte 20. Questo è il piccolo assaggio dello shop, delle cose che ci sono nelle vostre. Come vi dicevo, questo è il topolone originale della Walt Disney, non è un giochetto, è lui, quindi speriamo non gli caschi una zampa, una cosa. Dovete sapere che la Disney è molto attenta nella gestione delle sue cose, cioè delle sue cose iconiche più importanti. Quando il pupazzo di Topolino, dicevamo, no? Diceva anche il nostro amico Enrico stasera, quando il pupazzo di Topolino, diciamo, quando Topolino appare in carne ed ossa, quello dei parchi, appare, come è successo l'altro giorno a Milano, a una cosa benefica, non ci può essere nessuna rappresentazione di Topolino appesa al muro dietro o vicina, perché quel Topolino che appare deve essere nel contesto reale, tu guardi solo a lui. Se guardassi al Topolino disegnato e al Topolino
il topolino pupazzo, diciamo così, il topolino reale, tridimensionale, tu diresti, ma come? Non assomigliano neanche, qual è il topolino vero? Quindi ci sono delle regole che la Disney osserva che sono pazzesche. Vabbè, comunque questo è il topolone della Walt Disney Company, originale, che è stato portato appositamente da questa mostra e ci ha fatto molto piacere. Grazie ovviamente a Lino per questo manifesto eccezionale. Giusto Lino, dico bene che è tuo? Sì. Bene. Questo è un quattro fogli, dico bene? Quattro fogli. L'abbiamo incorniciato spezzandolo, perché chiaramente il vetro su una dimensione unica, unendo i due, sarebbe stata una cosa che non ci siamo rischiati di trovarcelo rotto in mano. Buon compleanno Topolino, era il compleanno dei 50? 78 anni, 1979 in Italia. 79 in Italia, grazie mille Nunziante. Eccolo qua, ovviamente gli abbiamo dato il compito, come dire, di salutare e di dare il benvenuto e di celebrare questa occasione. Questo è Tosh, un artista milanese che usa questo pseudonimo, viene dalla Galleria Pisacane di Milano, è rappresentato una galleria d'arte importante, è un autore giovane che sta diventando importante, questo topolino con colatura è qui e credo che lì dietro si nasconda dentro la vetrina, non l'hanno rimosso, c'era un altro quadro un po' più piccolo che inizialmente era destinato a fare un'asta benefica a dicembre, noi speriamo di farla comunque, la Disney ci sta un po' pensando se potremo farla, ma intanto ecco qua questo topolino che è un po' quello iconico che ha portato anche un po' sulle magliette Fiorucci, quello dei primi anni 30 del 32, che ha portato anche Fiorucci di scena. Vi volevo far vedere due cosette qua, rapide rapide. Allora, beh, a parte questi deliziosi piombi che danno che omaggiano il topolino, questo è del topolino sempre dei 50, di 30 anni fa, quindi dei 60 anni, piombo topolino in Steamboat Willie, fatto col piombo smaltato a mano, un omaggio al topolino, quindi una cosa da collezionista che ormai è introvabile, del nostro amico Zuccati che ce l'ha prestato, e guardate questo Walt Disney smaltato dentro il suo studio, che sta puntando la matita, adesso si è un po' adagiato, bisogna raddrizzarlo, e c'è Topolino che posa davanti a lui come fosse un personaggio vero su questa botte, e dalla botte sotto spunta un topolino reale, che ovviamente, come diceva anche l'animatore Walt Kimball, ma si è mai visto un topolino che è un sorcio ma è alto come un umano, praticamente come un piccolo umano, eccolo qua, ed è nello studio di Walt Disney fittizio, e Walt Disney facendo il disegno. Questa cartolinetta che vedete qua, è ritenuta e custodita l'originale all'archivio della Walt Disney Family Foundation di San Francisco, si è spuntato da un trasloco una decina d'anni fa, questo foglietto è ritenuto il vero disegno del primo topolino di sempre, quel sorcetto lì al centro che ha un circolo intorno quasi a marchiare questo, ecco, bisogna disegnarlo così, in realtà è ancora molto primitivo, con la coda senza scarpe come nel primo film e col muso ancora un po' allungato, ritenuto essere dalla Walt Disney certificato la prima apparizione di un bozzetto di Topolino, in teoria quindi imputabile a Ab Iwerks. Vi volevo spiegare rapidamente perché quando il gatto è via i topi ballano, ma quale gatto? Beh, il gatto Felix, questo è un rarissimo disegno del gatto Felix del 28, l'anno in cui appare Topolino, Felix è molto famoso già da anni, Otto Mesmer il suo reale creatore, tutti dicono Felix di Pat Sullivan, in realtà Otto Mesmer era l'autore, e volevo rivelarvi che fu proprio Walt Disney a dare credito a Otto Mesmer, perché era un suo collega, lui era lì quando nasceva anche Felix il Gatto, Walt Disney aveva 18 anni quando nasce Felix il Gatto, poi ne ha visto il successo, ha conosciuto tutti quelli che facevano l'animazione ovviamente nel suo settore, Pat Sullivan si prese il merito e i diritti di Felix il Gatto, tra l'altro Pat Sullivan era un signore anche molto dedito all'alcol e anche con degli altri brutti vizi, una brutta persona, e che aveva dato da lavorare a Otto Mesmer e ha preso tutti i crediti, aveva promesso a Otto Mesmer che nel testamento avrebbe poi riconosciuto tutti i diritti a Otto Mesmer, peccato che è morto completamente alcolizzato finendo giù da una finestra e quindi forse non ha fatto a tempo, vogliamo pensare, a fare questo testamento a favore di Otto Mesmer che era il reale creatore, e quindi i diritti di Felix il Gatto sono finiti alla famiglia di questo Sullivan che era un australiano, e quindi Felix il Gatto, che adesso oggi ovviamente è di proprietà di una multinazionale, un marchio internazionale così, ma comunque chi ne ha avuto poi i benefici fu quella famiglia di questo Pat Sullivan in Australia e prese la villa dell'Australia. Qui Felix comunque nel 28, disegno originale su carta, venivano tra l'altro proprio filmati i disegni su carta, non venivano neanche passati su trasparente, è stato un ritrovamento che ho fatto 5 anni fa a un'asta, è l'unico disegno che io conosco al mondo firmato da Otto Mesmer proveniente da una produzione classica.
se ne va il gatto, ma se ne va anche il gatto che Walt Disney stesso aveva creato, perché Walt Disney aveva creato il gatto Julius nelle Alice Comedies, ecco, che era fatto così. Insomma, era il momento che si disegnavano i personaggi come una macchia di inchiostro. Anche Disney aveva provato col suo gatto, che era Julius, che era un'imitazione ovviamente di Ferenczi il gatto. Qui, in un bozzetto di Carpi del 92, Julius disegna Oswald il coniglio, di cui Disney fa 27 film prima di fare Topolino, e poi dopo gli rubano Oswald e disegna Topolino. Ecco che Carpi si è divertito, l'abbiamo messo qui, anche se è un po' fuori dal tempo rispetto alla cronicità, abbiamo messo Carpi che disegna i tre personaggi chiave di Topolino. Questi due fogli di modello sono i modelli del 1930 di Topolino, eccolo disegnato nelle prime avventure, comincia a trapelare anche il Topolino dei fumetti che nasce nel gennaio proprio del 30, ecco Minnie, quindi è il primo foglio di modello in cui si disegnano tutte le pose di Topolino in tutti i suoi vari atteggiamenti, ed ecco nel 32 che spunta il Topolino dei fumetti di Floyd Gottfredson, che vedete anche questi sudorini che sono tipici del fumetto, non sono del cinema d'animazione, ecco che finalmente Floyd Gottfredson, che disegna i primi fumetti, viene importato anche dal team dell'animazione, il suo stile comincia a comparire anche nei film animati. Io volevo far vedere anche che in questo libro, a parte questo libro storico che è in mano a Walt Disney in questa fotografia, ed eccolo qua, The Adventures of Mickey Mouse Book No. 2, è uno dei primissimi, e Walt orgoglioso tiene in mano una delle sue prime creature editoriali, ma volevo farvi vedere che Pluto, che finalmente si chiama Pluto in questo libretto che trae i fotogrammi dai film, qui ancora i fumetti, siamo nel 32, non ci sono, finalmente Pluto viene chiamato Pluto. Pluto all'inizio appare come un segugio, uno dei due segugi che sono a caccia di Topolino e Vaso di Galera. Ora pensate come Topolino è cambiato, noi che lo vendiamo vincente così, ma Topolino era un'evoluzione del vagabondo di Charlie Chaplin, un ragazzo semplice di campagna che ne combinava un po' di tutte all'inizio. L'avete visto che cercava di baciare Minnie a tutti i costi, la insidiava un po', era un po' nel primo film tira anche le tettarelle, insomma alla mucca e giocano, ci sono delle battute, se vogliamo, delle gag un pochino anche non volgari, ma insomma un po' ruspanti, diciamo così. Era un ragazzo di campagna. Pluto per la prima volta qui